all'interno dell'auditorium con una mostra affascinante, sorprendente. È la volta del grande maestro che si è affermato non solo sul panorama molisano ma anche su quello italiano, Maestro Michele Inno. Una mostra diretta dall'architetto Antonio Pallotta, curata da me. Però prima di spiegarvi il concept di questa mostra vorrei passare la parola al direttore artistico Antonio Pallotta e che cosa è stato per lui allestire questa mostra, ma soprattutto mettere insieme tele dall'elevato spessore artistico. Beh, allora, guarda, a questa domanda ti risponderò forse come non ti aspetti, perché è stato sorprendentemente facile mettere insieme tante opere anche così diverse fra di loro. E questo perché Michele Inno c'è sempre stato dentro la coscienza di ognuno di noi, perché le sue opere sono veramente dappertutto, soprattutto nella città di Isernia, e quindi questa cosa mi ha certamente aiutato a familiarizzare con il suo lavoro e a concepire queste installazioni, questo allestimento, diciamo. Ecco. Quando penso a Michele, io mi prefiguro l'immagine dell'artista in quanto tale, così come ce lo insegnano a scuola, perché è strabordante, esattamente come i colori e le forme che lui dipinge, che lui raffigura nei suoi lavori, sulle sue tele. Michele nel mio immaginario è una persona tumultuosa, vivace, eccessiva, piena di forza di volontà, di volontà di potenza, ecco, che volontà di potenza che certamente e in maniera molto evidente lo ha aiutato a superare anche le difficoltà che la vita gli ha voluto riservare. E sono proprio queste cromie così forti, così accese, questi tagli incisivi, questo suo vissuto che sicuramente lo hanno aiutato nel corso della sua vita. Infatti un ringraziamento va sicuramente all'equipe del Neuromed, che Michele è riuscito anche a riacquistare la fiducia in se stesso, ma soprattutto è riuscito a dipingere tutto quello che lo ha sempre circondato. Sorprendente è anche l'affetto dei suoi familiari, perché grazie alla loro forza, alla loro energia, sicuramente tutto questo ha preso forma differente. Un ringraziamento va al Comune di Isernia per aver organizzato una mostra del genere. E queste tele parlano da sole, hanno un'espressione fortissima e ci raccontano veramente tutto quello che Michele ha vissuto, ma soprattutto i suoi viaggi attraverso i sapori, i mercati, attraverso la parte caotica dello shopping, le metropoli, i grattacieli. Non hanno una forma ben precisa, si alternano tra il figurativo e l'astratto. Questa è la pittura di Michele Inno.